Good morning youtubers, era un po' che non caricavo video, ma finalmente sono tornato a caricarle anche sul mio canale personale. Se invece passate sul canale ZGamer vedrete il video completo dei Games Week. Allora, qui siamo su Destiny, siamo ovviamente nel PvP e questa è una partita alla modalità schermaglia. Che cos'è? È un deathmatch 3 contro 3 in cui c'è la particolarità che si può rianimare il compagno. Bene, questa partita però è incominciata male fin dall'inizio, perché la sua particolarità è che al posto di essere 3 contro 3, il mio compagno di squadra ha deciso di uscire immediatamente, proprio all'inizio della partita, e siamo rimasti in 2 contro 3. E non capita spesso che succeda questa cosa, almeno fin dall'inizio, perché può capitare magari che qualcuno rage quitta durante la partita se vede che le cose si stanno mettendo male, ed è una cosa brutta, nel senso che rovina poi la partita un po' a tutti, e se la rovina anche a se stesso, anche perché comunque si sta parlando di giochi, quindi farsi salire un nervoso dalla Madonna soltanto perché non si sta vincendo non è la cosa migliore. E che cosa volevo dire dicendo che non è facile? Che normalmente quando si inizia una partita e già una delle persone abbandona, e non è che siamo 10 contro 10, che comunque non cambia più di tanto il discorso, siamo 3 contro 3 e quindi 2 contro 3, la cosa così più banale che succede è che semplicemente uno di quelli che fa parte del gruppo che è rimasto, diciamo, in 2, esce anche quello. A quel punto, se è 1 contro 3, tanto vale uscire proprio completamente dal gioco e cercare una nuova partita. E questo è quello che capita, diciamo, nella normalità delle cose. Qua invece né io né il mio compagno, che non avevo in chat, non lo conosco, non so niente di lui, quindi abbiamo deciso tutti e due di provarci lo stesso. E ci si toglie delle soddisfazioni effettivamente, perché la partita ovviamente non ve la commento fino alla fine, però ce la siamo portati a casa. Certo, in maniera un po', come dire, non è stato particolarmente facile, ma neanche poi così difficile. E quello che è bello è la soddisfazione che ti togli quando ti porti a casa una partita in cui comunque eri svantaggiato fin dal principio. Queste soddisfazioni ovviamente non te le togli se non ci provi. Gli inglesi dicono give it a try, cioè provaci, no? Dai un tentativo, fai una prova, tanto comunque sia, come ho detto prima, è un gioco, al limite le prendi e tra virgolette sei anche giustificato. Quindi se doveste finire in una partita tra virgolette buggata, o che non è buggata perché poi è uno che evidentemente ha perso la connessione oppure ha fatto una cosa che non voleva fare, è uscito subito, provateci lo stesso, delle soddisfazioni vi capiterà di togliervele, sicuramente saranno maggiori, perché comunque vincere in 2 contro 3 è sicuramente più soddisfacente che vincere in 3 contro 3. Quindi ragazzi, io vi lascio vedere questa partita, lasciate dei commenti se anche voi giocate a Destiny al PvP, se volete aggiungermi alla lista degli amici per giocare, fare qualche volta insieme, o avete bisogno di una mano, io su PlayStation Network mi chiamo DRMAX11 perché è il mio numero fortunato. E quindi nulla ragazzi, ci si vede direttamente su Destiny oppure sul canale con il prossimo video. Lasciate un like, commentate, condividete e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.
munizioni pesanti in vista. Munizioni pesanti disponibili. Comando perso. Prima posizione. Perso il comando. Restano solo 5 minuti. In testa! Comando perso. Munizioni pesanti in arrivo! Ecco le munizioni pesanti! La tua luce è più forte di così! Dimostraglielo!